Un pomeriggio di tragedia e follia, quello di ieri a Secondigliano. Protagonista Giulio Murolo, 48 anni, infermiere del Cardarelli, che in seguito ad una lite provocata per un filo destinato al bucato, ha preso il suo fucile a pompa, ha infatti l'hobby della caccia, e ha ucciso sul pianerottolo del condominio il fratello Luigi, 52 anni, la cognata Concetta, 51, e il capitano dei vigili urbani Francesco Brunner, 65 anni, intervenuto per sedare la lite essendo un vicino di casa. Successivamente Murolo si è barricato in casa, iniziando a sparare dal balcone, uccidendo Luigi Cantone, 57 anni, ignaro cittadino che camminava con lo scooter nei pressi della strada. Rimaste ferite altre due persone e un carabiniere e un poliziotto accorsi sul luogo. Posto sotto assedio, Murolo si è arreso, dopo che aveva anche aperto le bombole del gas, minacciando un'esplosione. Arrestato, ha corso il rischio di essere linciato dalla folla del quartiere. Le sue prime parole all'atto dell'arresto sono state: «Ho fatto una cazzata». Ascoltiamo ai nostri microfoni il capo della squadra mobile di Napoli, Fausto Lamparelli. È stato un po' rocambolesca, è un pomeriggio veramente difficile. E questa persona si è arresa dopo una trattativa molto lunga, è intervenuto con un operatore del 113. Probabilmente ha cominciato a comprendere la gravità delle cose che ovviamente aveva commesso e si è arreso, ma era oramai circondato, insomma non aveva più via di fuga. Ci sono stati dei seri problemi di ordine pubblico perché numerose persone si erano assiepate nella zona e temevamo il linciaggio. Abbiamo diverse autovetture danneggiate e una folla che probabilmente ha risentito di questo drammatico pomeriggio.